Amici, oggi apro con voi tante bustine da un euro dell'edicola. Vediamo all'interno che pupazzetti troviamo, ma prima sigla! Yolanda Switch. Hello everyone! Rieccomi tornata con un nuovissimo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato la vostra giornata? Spero bene. Ciao amici, io sono Yolanda Switz ed oggi sono tornata con un nuovissimo video delle bustine dell'edicola. Oggi andiamo ad aprire queste bustine in realtà fake, tra virgolette, e sono rispettivamente queste. Ho trovato le buste di Stitch, Barbie, i Magiki, anche se penso che queste dovrebbero essere originali. Poi abbiamo Super Mario e One Piece, i Pokémon. Questo che non so se sono originali oppure no, credo di no però, Crybaby, e questo che in realtà sì è originale ed è Glitter Horses, ossia decorare con i glitter gli unicorni e i cavalli. Prima di cominciare questo video, ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel pollice in su, un bel like, iscrivetevi al mio canale e di fianco al tastino iscriviti c'è la campanella che dovete attivare se volete che vi arrivino le notifiche, perché io carico tutti i giorni video alle 14:30 e alle 18. In descrizione trovate il link per andare a visitare il mio sito, che trovate scritto qui anche, www.yolandaswitz.it. Procediamo. Voglio andare ad aprire per primo uno di Stitch, perché ne ho due, li ho presi apposta, ed è questa la bustina. Vediamo un po' com'è questo pupazzetto. 3, 2, 1. Ok, e non è fatto male, vi devo dire la verità. Se dovessi dare un voto da 1 a 10, forse gli darei un 6 e mezzo. Anche perché comunque come manifattura non è perfetto. Questo è il pupazzetto di Stitch. Dietro, devo dire la verità, è un po' sporco, un po' malandato, però è bello, cioè messo così non è affatto male. Queste sono delle card che comunque sono uscite dall'interno di Lilo e Stitch 3. C'è Lilo e Stitch 3? Oh, se lo sono inventato, non lo so. Le card sono queste. È uscito lo stesso che abbiamo trovato. Poi uno Stitch vestito con un costume da bagno, tipo bagnino, e uno Stitch postino. Beh, devo ammettere che queste card non sono male. Anche il pupazzetto non è male. Si vede un po' che è fake, però al momento niente male. Procediamo con il secondo. Voglio andare ad aprire questo che teoricamente non dovrebbe essere fake, anche se c'è scritto euro 2,99 euro, in realtà l'ho pagato un euro. Dovrebbero uscire i Magiki Fairies Fin e tutte quelle che possiamo trovare sono queste. Andiamo ad aprire, vediamo un po' quale fatina troviamo. Io faccio anche la collezione delle fatine, ragazzi, in tutto ciò. Tra tutte quelle che ho qui nella libreria ci sono unicorni, fatine. Carina! Dobbiamo vedere come si chiama. La fatina che abbiamo trovato è questa. E qui c'è il plico per vedere quale fatina e come si chiama. Si chiama Lucy, ok? Lei è glow in the dark. Attenzione, amici. Oh, che fortuna! Secondo me le ali sono glow in the dark. E questa è la fatina, con le ali tutte sbrilluccicose che tecnicamente dovrebbero illuminare al buio. Dai, carina, niente male. Mettiamo Stitch e la fatina qui di fianco. Mi piace, ragazzi, mi piace. Poi per un euro alla fine non è male come cosina. Apriamo questa che sono i Baby Cries, i Cry Babies, che dovrebbe essere originale, ma in realtà non lo è. E tutti i crybaby che possiamo trovare sono qua dietro. Allora, io vorrei trovare, vediamo, anche se non so manco se sono così, vorrei trovare l'anguria. Non mi dire? No, che cos'è? Una fragola? Ok, no, non sono originali per niente, ragazzi, ma proprio per niente. Non ho capito se abbiamo trovato la fragola, l'anguria. Abbiamo trovato il piccolo crybaby con la testolina staccata. Non è male. Qua c'è il biberon. E questo è il crybaby. Aiuto! Va bene. E abbiamo trovato anche le figurine. No, è super fake. E penso sia una fragolina. No, però devo dire che rispecchia l'immagine che c'è sulla foto. Il crybaby è questo. E qui c'è anche il biberon. La testolina è morbidosa. Non è male. Poi ci sono le gambine e le braccine che si muovono, ma è meglio non muoverle tanto perché già si sta spaccando.
Non, ecco, come non detto, stavo dicendo, potrebbero rompersi e si è rotta, ragazzi. E si è rotta per un euro, cosa pretendi, ovviamente. Apriamo l'unica cosa originale, a parte le fatine, ossia queste che sono glitter horses. Horse in inglese significa cavallo e glitter è glitter, quindi scintillanti cavalli. Vediamo un po', questo qua costava quasi 5 euro e l'ho pagato 1 euro. E vediamo un pochino. Che bello! Abbiamo trovato questo cavallo gigante rosa con i suoi glitter. Si chiama Primrose questo cavallo. Ed è questo qui. E all'interno ci sono i glitter, perché si può decorare appunto la collanina e tutto eccetera eccetera con i glitter che abbiamo trovato in dotazione. E il cavallino è questo. È appassionato di cavalli, questo è molto molto carino come pensierino. Procediamo con i Pokémon. Abbiamo questa bustina dei Pokémon qui, che un po' mi devia. E volete sapere perché? Perché da questa parte, ok, niente di anomalo, ma da quest'altra parte, a parte il fatto che si è bucata, ragazzi, abbiamo il drago di Dragon Trainer. Ma che c'entra? Io vorrei capire con i Pokémon. Che bello tutto questo trash, ragazzi. Vediamo un po', apriamo, vediamo chi abbiamo trovato. Che poi io non sono pratica di tutti i nomi dei Pokémon, quindi voi mi dovete aiutare, raga. Ci sono delle carte dei Pokémon? What? Ma penso siano fake. Ditemi un pochettino se voi siete pratici, se esiste davvero questo Pokémon. E ditemi come si chiama, se siete più bravi di me, perché io sono rimasta, come vi ho detto l'altra volta, ancora alla prima stagione dei Pokémon. Poi abbiamo le carte, anche se non credo siano originali. Aiuto, a me sembrano vere. Comunque abbiamo trovato Hypno, abbiamo trovato Gogoat, abbiamo trovato Skeledirge, non so dire il nome, anche se non credo siano originali queste carte, ragazzi. Niente male. Apriamo adesso Barbie. Sento che c'è una bambola dentro, speriamo bene, non ci dà nessun indizio. La carta è molto molto carina. 3, 2, 1, vai. Oh, che carino! Che carina! Questa è bellissima, amici! Che bella! Abbiamo trovato una piccola bambolina, ma vi voglio far analizzare le carte, perché sono le carte del film di Barbie. Attenzione, davanti abbiamo Margot Robbie addirittura, qui così, e dietro abbiamo dei protagonisti del film di Barbie. E qui, come vi ho detto prima, cosa che ho adorato tantissimo, abbiamo trovato questa mini bambolina che vuole rappresentare per l'appunto Barbie, con i suoi mini accessori. Oh, vabbè! Anche questo, ragazzi, per mantenerla tecnicamente. No, vabbè! Ragazzi, vabbè, adoro! Qui abbiamo tutti i vestiti e gli accessori da farle indossare. Qui c'è anche un anellino piccolino, a me non andrà mai. Tutti i vestiti e qui c'è anche una piccolissimissimissima borsettina a forma di cuore. Ho trovato anche degli adesivi da andare a appiccicare sopra i vestiti. Ma stiamo scherzando? La mia bustina preferita al momento. Apriamo adesso One Piece. Se trovo qualcuno di fattibile e carino, magari lo do a Daniele. La busta è bellissima, devo dire la verità, davvero molto molto bella. Quasi non si vede che è fake, vi devo dire la verità, davvero carinissima. Ma adesso procediamo all'apertura. No, vabbè! No, vabbè, adoro! Ho trovato il personaggio preferito di Daniele! Yo-ho-ho. Ma che fortuna, da 1 a 10, quanto sono stata fortunata! E vi posso dire, è fatto anche molto molto bene! Vediamo le card. Ma che belle queste carte! Sono, davanti sono così, con One Piece. Poi abbiamo trovato Rubber, quindi Luffy, come lo volete chiamare voi, cappello di paglia, vedete voi. Questo che non mi ricordo mai come si chiama, da nazione, l'uomo bionico, non mi ricordo mai come si chiama, e Nami. Adesso abbiamo di nuovo Stitch e Super Mario. Facciamo che apriamo Stitch e Super Mario, ce lo lasciamo alla fine. Vediamo che abbiamo trovato come Stitch. Questo ho già fatto meglio, vi devo dire la verità. Abbiamo trovato questo Stitch con un computer e una lettera in mano. Che carino! Simpatico, mi piace. Ultima bustina, Super Mario 3D World. Questo qua l'ho regalato a Daniele come videogioco. E andiamo ad aprire anche questa, che è l'ultima bustina. Vediamo quale abbiamo trovato. Ma che bella! Wow! Ma è pesantissima, amici. Allora, abbiamo trovato la principessa Peach trasformata in gatto, che è una delle trasformazioni di Mario 3D World,
Che bello! E poi abbiamo anche qui le card. Davanti sono così, con su scritto Super Mario. E dietro abbiamo Mario, Bowser e Luigi. Sono molto 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 soddisfatta. Ok amici, allora grazie a tutti per aver visto questo video. Spero che vi sia piaciuto. Vi mando un bacione e un abbraccio e ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovo video. Ciao ciao!